Benvenuto compare Pio dai luoghi del convento di San Giovanni Rotondo. Ci troviamo nel giardino, accanto all'orto del convento, i lunghi viali che spesso Padre Pio faceva. Con Padre Pio racconta e dice di Padre Alessandro Laripa Bottoni. Torniamo un po' indietro negli anni 1915-1918. Padre Paolino, guardiano del convento, racconta testualmente quello che gli accadde, proprio qui, anzi, a due passi, alla porta Carrese, tra l'ingresso e l'altra porta del convento. Eravamo ai principi della Grande Guerra, 1915-1918. Già a San Giovanni Rotondo in molte famiglie si piangeva per la perdita dei propri cari, sui campi di battaglia vi erano tante vedove rimaste senza nessun aiuto, vecchi genitori che avevano perduto il loro sostegno, molti piangevano, fratelli, cognati. Il sindaco di quel tempo, con la giunta municipale, sentì il bisogno di creare un comitato civico per poter raccogliere dei fondi anche presso la popolazione, soccorrere chi si trovava in estremo bisogno. Quindi questo comitato si riprometteva anche di creare un ufficio per tutto il disbrigo di pratiche di guerra, dare notizie ai combattenti, riceverne per tranquillizzare le famiglie, insomma un istituto importante, un ufficio importante. E fu invitato a farne parte, racconta Padre Paolino, come superiore del convento di questo comitato. Rifiutarsi in queste circostanze non era conveniente, perciò accettai, anche molto più perché si trattava di un'opera di grande carità. Di questo comitato facevano parte le migliori personalità del comune ed anche persone di altri paesi che a San Giovanni Rotondo avevano degli uffici speciali, quindi abbiamo il pretore, il cancelliere, il maresciallo dei carabinieri, appartenevano a questo comitato, racconta Padre Paolino, anche le signore e signorine più benestanti del paese. Quindi, avendo accettato questo impegno, ogni volta che venivo chiamato scendevo in paese, mi mettevo a completa disposizione. Vi erano giorni in cui si andava raccogliendo offerte e allora io potevo osservare l'orario della comunità, ritirandomi per mezzogiorno ed anche la sera per tempo. Ma vi erano giorni, racconta Padre Paolino, in cui bisognava discutere tutte le domande che le persone delle famiglie dei militari mandavano al comitato per avere dei sussidi o quegli aiuti che erano necessari. Ricordo che quando si parla di Padre Pio portinaio in convento non c'era nessun altro frate. Qui c'era il collegetto, lo ricordiamo tutti, c'erano i fratini. In genere la discussione delle domande avveniva nelle ore vespertine, allora siccome non c'era un orario fisso per queste discussioni capitava diverse volte che tornavo molto tardi in convento. Padre Pio fraternamente mi faceva notare che non era conveniente per me ritirarmi tanto tardi, proprio perché la montagna del Gargano era infestata di tanti disertori che giorno per giorno venivano in convento per farsi conoscere, attingere acqua al pozzo, per incontrarsi coi parenti, portavano loro cibi, bevande. Allora, io che avevo lo stesso desiderio, promettevo a Padre Pio che avrei fatto tutto il possibile per eseguire il suo consiglio. Ma quando mi trovavo laggiù, racconta Padre Paolino, alla discussione delle domande, mentre sentivo il bisogno di salutare tutti i membri del comitato e quindi andar via, ritirarmi, venivo preso da una certa vergogna. Pensavo che per un religioso non era neanche conveniente lasciare quelle discussioni importanti prima degli altri. Padre Pio non disarmò e tenne duro, perché io potessi mettermi nella condizione di tornare ad un'ora giusta in convento. Difatti, vedendo che i miei propositi rimanevano soltanto propositi, una sera che io tardai più del solito il rientro in convento, egli mise in pratica un progetto. Questo era Padre Pio. Giunto alla porta del convento, suona il campanello, credendo che mi aprisse subito come al solito, ma così non avvenne. Fui costretto a suonare la seconda volta, poi dopo pochi minuti la terza, la quarta, la quinta volta, ma come se Padre Pio e i ragazzi del collegio fossero diventati tutti sordi, la porta rimase implacabilmente chiusa. Credendo che nessuno sentisse il campanello, allora feci il giro della clausura. Andai a picchiare la porta Carrese, cioè la porta, quel grande portone che sta all'esterno, che oggi si affaccia, possiamo dire, sul grande piazzale del santuario di San Pio da Pietrelcina, della grande chiesa, ma era peggio che andare di notte, scrive Padre Paolino. Allora, mentre alla porta del convento io sentivo il lontano vociare dei nostri fratini, alla porta Carrese tutto taceva, allora tutto era immerso in un profondo silenzio. Allora a questo punto mi convenne tornare dall'altro lato, andai al campanello. Ognuno può immaginare, scrive Padre Paolino, con quanta forza, quanto fosse lunga la suonata, mista anche a disappunto e rabbia. Finalmente udii dei passi.
un passo conosciuto, dice padre Paolino, era quello di padre Pio, che venne ad aprire la porta. Ma come? Gli dissi, scrive padre Paolino, sta bene far aspettare un povero individuo che torna tardi, stanco, tanto tempo dietro la porta e dopo aver suonato tante volte il campanello. E padre Pio rispose, è proprio perché tu sei tornato tardi che io, pur avendo sentito suonare il campanello, ho indugiato ad aprire la porta. Così un'altra volta ci penserai meglio a tornare più presto in convento per non farmi vivere in tanta paura con i giovani, mentre tu sai che ci circondano i disertori qui attorno al convento. E allora conclude padre Paolino, cosa potevo aggiungere? Padre Pio aveva colpito nel segno, da allora in poi fui puntualissimo a tornare in tempo in convento.